Hola piloti! Ragazzi, oggi siamo in un posto, è la prima volta che mi muovo verso il mare. Siamo alla zona di El Campello. Qua abbiamo la torre che è medievale, andremo a riprendere questa e poi guardate là, tutto il mare con lo sfondo, i gabbiani, un azzurro tremendo, bellissimo. Guardate che meraviglia. Sullo sfondo, qua sulla sinistra c'è Benidorm e qua abbiamo Villa Iocosa, bellissimo. Qui tutto è pronto, siamo pronti, io direi di andare velocemente, è il primo video che faccio lungo il mare, quindi è una cosa stupenda. Proviamo a registrare la registrazione. Siamo pronti per volare. Qui c'è il drone, tutto perfetto, vedete qua giù, il drone è già lì sulla sua piattaforma, io sono qua e si parte velocemente con le registrazioni, tutto senza dimenticarsi. En mode, tutto a posto. Dice di guardare la checklist. Decolliamo. Vediamo che meraviglia. C'è un po' di vento. Sono un po' emozionato, devo dire, perché vicino al mare non m'ero mai inoltrato a fare le riprese. È veramente una cosa bellissima. Guardate qua, che spettacolo. È uno spettacolo d'altri tempi. Guardate qua. Un po' di vento c'è, però... è uno spettacolo. Siamo partiti, tutto perfetto. Era una vita che volevo arrivare sul mare qua. Qui ci sono delle zone stupende. Guardate che meraviglia. Si sta sorvolando, siamo al 96% di batteria. Ora mi fermo un attimino, mi giro e monto. È uno spettacolo veramente fantastico. Sto andando avanti. Voglio andare a riprendere la torre che dice che è medievale. Quindi vado. Non so dove sia la torre, però. Vediamo dove è questa torre. Sto girandomi per vederla. Eccola qua la torre. Ora ci girerò un po' in tondo. Eccola qua, mi avvicino un pochino. Abbiamo tutti i sensori abilitati, modalità normale. Uno spettacolo, ragazzi, è uno spettacolo. Questa è famosa, qui ci sono, questa è una zona dove vengono tutti i dronisti, infatti per arrivare in cima qua sono, ci sono una marea, dico una marea di sentieri per arrivare qua. E qui c'è anche il posto per farlo decollare, tutto in piano, è veramente bellissimo. Sto completando il giro della torre. Costa di Tantina, va Benidorm.
spettacolo. Laggiù in fondo, sulla sinistra, vedrete Benidorm, che è molto famoso. Oggi è un giorno di lavoro, quindi non c'è gente nemmeno alla torre, quindi non faremo nessun danno a nessuno, anche se qui si può volare, ripeto, si può volare. Io sono con il mio Air 2S e quindi non ci sono problemi. È una cosa bellissima. Mi stavo chiedendo come ha fatto mia moglie ad arrivare fino quassù. È una cosa impressionante, c'è una salita spaventosa. Come abbia fatto non si sa. Comunque complimenti a Mariangela, perché veramente ritorniamo al volo. Voglio rasare un pochino la torre. C'è l'erba in cima, perfetto. E voglio ritornare al mio mare. Ecco qua. Laggiù ci sono delle spiagge dove non andremo per non molestare la gente. Abbasso un po' la telecamera e scendo verso il mare, cercando di non andare a interferire con la costa. Qui c'è una costa proprio veramente, mamma mia, a strapiombo va verso il mare, è fantastica. Ecco qua, qui c'è la costa. Passiamo un po' la telecamera. Io devo essere in presa diretta qua con... Siamo a meno 140. È stupendo, ragazzi. Siamo 80% di batteria. Sono proprio emozionato, nel senso che non ho mai toccato il mare fino a oggi. Quindi finalmente abbiamo... Cominciamo a avere dei video sul mare, perché il mare per me è gioia. Ora devo alzarmi. Chiaramente ha perso il segnale perché sono sotto la costa qua. Si sta alzando, per fortuna, già ripreso. Perfetto, ripreso già. Bellissimo. Mi voglio riabbassare, voglio rischiare di perdere il segnale, perché il mare qua ne vale veramente la... Sto andando abbastanza vicino. Stupendo, stupendo, stupendo. Ci alziamo. Ecco qua. Torniamo indietro. Ecco qui. Sto cercando di riprendere meglio che posso. Segnale perso, bisogna che non posso andare più giù. Rientro nella soglia. Vado avanti, siamo al 70% di batteria. Dopo voglio farlo anche qua sopra. Riprendo un po' la costa, la parete rocciosa. Ecco, ora voglio andare un po' verso questa zona qua. È uno spettacolo.
Perché ora in qua, quindi proviamo a mettere le antenne. Niente, abbiamo perso il segnale. Ci alziamo. Ecco, abbiamo ripreso il segnale. Passiamo ancora, altrimenti si perde il segnale. Ecco qua. Questa è la costa dove siamo noi. Eccola qua, nella sua bellezza. Siamo a 67% di batteria. Vedete questi sentieri? Sono tutti, ce n'è una miriade. Ecco che sta arrivando dove sono in postazione io. Eccomi qua giù. Vado a riprendere mia moglie che è davanti qua. Cinquantaquattro% di batteria. Vedete? Volevo alzarmi un pochino per vedere anche cosa c'era lì. E qui è dove abbiamo la mitica torre. Ci giriamo indietro per venire verso di me, altrimenti se mi abbasso troppo perdo il segnale. Ho il sole contro e non è una bella cosa. Ecco qua. Siamo al 48% di batteria. Ora mi voglio allontanare un po', voglio andare verso il mare perché non l'ho mai fatto. Vedete, meno 150 metri praticamente è dove sono io. Ecco qua. Stupendo. Siamo al 44% di batteria. Stupendo. Abbassiamo un'ideina ancora, vedete i gabbiani? Guardate che bellezza! Quanta meraviglia di gabbiani, ragazzi! Mancato poco, uno mi prendeva.
Aircraft not connected. Eccolo. Ok, ci giriamo verso di me. E andiamo verso di me. Ci alziamo. Disconnessione, chiaramente, che succede quando siamo ai bordi. Andiamo un po' sotto qui. Sta arrivando e finalizziamo il video. Passiamo. Ecco il mio R2S. Siamo a 34. Facciamo un point of interest su di me e poi lo facciamo atterrare. Point of interest 31%. Ok. Facciamo atterrare. Vediamo se riesco a farlo svendere con la telecamera. Perfetto, atterraggio perfetto. Ora dobbiamo, prima di finalizzare il video, spegnere tutte le registrazioni. Ok, tutto spento, si può spegnere il drone. Ecco fatto. A posto. Finalizziamo il video. Per me è un'emozione infinita. Primo volo sul mare, abbiamo anche volato su vicino all'acqua. Abbiamo visto tutti i gabbiani che si dividevano quando arrivava il drone. È una cosa spettacolare, la costa. L'acqua che si frastagliava nella roccia, è stato per me un evento molto emozionante, lo devo dire. Seguiranno, amici miei, molti altri video sul mare, perché queste sono zone libere, quindi si può volare tranquillamente, basta avere i patentini e questo ci siamo. L'azzurro del mare poi alla fine dice tutto sui nostri video. Vi lascio qui la storia di Instagram dell'altro sabato per chi non l'avesse vista, così gli può dare un'occhiata. Poi inoltre vi invito a vedere le mie storie sempre su Instagram i prossimi sabati, la domenica il trailer e il lunedì l'uscita del video alle 8 di mattina. Sempre la scala sarà sempre così. Sono quindi, avete capito, sono su Instagram, sono su Facebook, sono su TikTok e su molte altre piattaforme che ora non sto qui a citare. Un grande abbraccio ai miei amici piloti e nonne, e vi invito a vedere il prossimo video fatto da Drone Generation. Un abbraccio a tutti, ciao! Ciao!